Nuova Skype call, questa volta abbiamo Alex Farinelli. Per chi non sapesse chi è Alex Farinelli è uno di quei personaggi che vi consente di vedere le fotografie sui giornali, su internet della MotoGP. Non è così, Alex? È così, innanzitutto perdonate se avete sentito il cane abbaiare in sottofondo. Siamo tutti chiusi dentro casa e oggi nemmeno io sono sul mio balcone perché fuori c'è una tempesta di vento, sarei volato, sono da un'altra parte di casa e quindi con le cuffie anche brutte da vedere, però insomma anche il bello di questa quarantena. Alex, tu sei l'impersonificazione del ragazzo che aveva una passione ed è riuscito a portarla a termine. Raccontaci un po' com'è andata. Guarda, mi sento molto fortunato e penso che sia un privilegio per me raccontare questo perché mi trovo a fare un qualcosa che forse mai avrei pensato di farlo, ma soprattutto non avrei mai pensato di farlo a questi, diciamo, a questi livelli, perché penso di essere, cioè sto lavorando con quelli che hanno fatto un po' la storia del motociclismo, sia dal punto di vista, diciamo, sportivo come guida, sia dal punto di vista di come va raccontato. Diciamo un po' quali sono i tuoi clienti velocemente, su una rapida carrellata, clienti nel senso che sono quelli che puoi fotografare perché hai il permesso di farlo. Sì, no, naturalmente non lo faccio da solo, faccio parte di un gruppo a E cui va chi anche sono parte. questi, e chi sono questi ragazzi? Gigi Soldano e Tino Ah, Martino, niente. niente, a Niente. cui va parte del, diciamo, come dire, sono parte di coloro che hanno dato il via a questa cosa. E grazie a loro e non solo, posso dire che lavoro per un po' per quasi tutti i factory team e anche per diversi piloti ufficiali. Adesso Quanto sei timido? Cioè, adesso questa è una cosa no, che è perché io non, Alex l'ho non... incontrato che era ancora vergine dal punto di vista lavorativo e cercava di entrare nel mondiale. Ed è sempre stato così, un ragazzo semplicissimo che però molto concentrato sulle cose che fai poi. Sei Sì, quello sì, ancora però così. sì, perché poi alla fine, cioè, dire nomi mi sembra di stare a, non lo so, tanto più o meno chi segue il motomondiale lo sa, però mi sembra come un approfittarmi della mia situazione di andare in giro un po' a fare lo sborone a destra e a sinistra. Attenzione Alex, quello che dicevo sempre, anche io quando faccio i corsi di comunicazione, questo è un lavoro, non è un gioco, quindi Sì, no, chiaro, evidentemente chiaro, no, no. è un lavoro che stai facendo, adesso non lo stai facendo per ovvi motivi, però è un lavoro che ti porta via un sacco di tempo, insomma, com'è la vita del fotografo della MotoGP? La vita del pilota è allenamento, naturalmente. Un'ottima comunicazione con i suoi tecnici, e dover dare una prestazione tutta in quel momento, un po' siete voi così. Il pilota passa quella volta davanti Sì, all'obiettivo, sì. Beh, conviene bene. anche comunque, anche noi abbiamo una diversa, cioè, non una diversa, abbiamo un'organizzazione piuttosto, diciamo, seria, anche perché le cose da seguire in pista sono diverse, quindi oltre a dividerci, diciamo, le zone della pista, ognuno ha più o meno un compito specifico in base alle sue attitudini di fare delle foto più o meno diverse. C'è chi poi predilige più la pista, chi fa anche box e diciamo così ci diamo il cambio, quindi cioè non è un qualcosa tutto improvvisato, ma soprattutto si parla più che altro di entrare in circuito la mattina alle 7 e di uscire, se va bene, alle 10 di sera. Buttiamo lì qualche numero, sicuramente lo sai perché tu sei molto preciso. Quanti scatti in media fai a gara? Cioè Va, questo al giorno del weekend, perché poi saranno molti di più. Bah, diciamo che personalmente più o meno sono sui 3.000 al giorno tra
dal venerdì alla domenica, venerdì, sabato e domenica, no, che dico, più o di più, saranno almeno 20.000 in un weekend, quindi siamo sui 6.000 al giorno, considerando poi che il giovedì, che è la giornata minore, comunque si continua a scattare perché oggi come oggi sono molte le cose importanti, non è solo la gara da raccontare, ma ci sono anche tutti i servizi delle hospitality, di gente che lavora per dare voce a tutti quei piccoli sponsor Ci sono nel che ci sono. paddock, piccoli sponsor, inciso che in questo momento soffrono tutti, perché insomma anche tu sei a casa. Tutti. Dovevate stare ad Austin la settimana scorsa, lo scorso No, weekend. sì, appena, lo scorso weekend è appena finito. E Quindi in teoria invece. tu in questo momento dovevi stare su un aereo che torna da Austin a casa, invece non ti sei mosso da casa. Da una parte la famiglia è contenta, Contentissimo, però dall'altro un po' meno, anche perché leggevo oggi che forse se tutto andrà bene si partirà a ranghi ridotti da Brno o dall'Austria, cioè la prima o la seconda settimana di agosto. Siamo alla prima settimana di aprile. È un po' È un po' un problema. dura. È un po' un problema anche perché ieri parlavamo con Enrico Borghi e Enrico Borghi ci diceva che siamo il paddock è un popolo di partite IVA. Quindi il Sì. fatto di non lavorare è il fatto di non guadagnare, è la stessa cosa. Sì. E quindi è un problema Vero. oggettivo oggi quello del paddock, anche soprattutto chi soffre che non si corre e chi non va in pista, ma anche tutti i servizi Certo, intorno. certo. No, perché per esempio, questa è una cosa importante, è che c'è stata una comunicazione da parte di Dorna, la quale si è impegnata a supportare tutti i team satellite, diciamo così, gli independent team e i team della Moto2 e della Moto3. Io, per quanto mi riguarda, faccio parte di una categoria che non è legata a nessun team, quindi personalmente non so chi mi potrà supportare da qui alla ripresa del campionato. Anche Però dai, perché, parliamo. diciamolo, le spese di un fotografo sono spese importanti perché non è che va in giro col cellulare a fare le fotografie, no? Quanto si impegna un fotografo per un corredo che possa funzionare? Guarda, l'attrezzatura con cui giro ai Gran Premi avrà un valore di circa 35-40 mila euro. Che E non sono è. costi vivi, insomma, Sono questi. costi vivi e soprattutto non è materiale eterno, perché per esempio le macchine che ad oggi una ammiraglia di prima fascia sta intorno a 5.000 euro, se ci fai 3 anni è alla grandissima, anche perché la tecnologia si evolve di anno in anno e soprattutto il materiale per come lo utilizziamo noi tra trasporti e uso massivo si degrada rapidamente, quindi le macchine le devi cambiare ogni 3 anni, ma secondo me massimo. Gli obiettivi stanno intorno ai 4 o 5, e quindi devi mettere in preventivo di tenerti da parte almeno, se ce la fai, perché parliamo di cifre comunque importanti, però un ammortamento di 8-10 mila euro l'anno solo di attrezzatura. Oggigiorno. Torniamo all'inizio, Sì, è meglio, parliamo di cose più serie. riavvolgiamo il nastro. Mi racconti la prima gara che hai seguito da Sì. professionista, cioè il giorno che sei entrato in circuito sapendo di Allora. essere arrivato a quel punto e hai avuto un po' paura, cioè, adesso metto il dito sul e faccio un casino. Sì, soprattutto perché diciamo che erano già 3 o 4 anni che collaboravo con altri fotografi qui nella mia zona e seguivamo un po' di attività varie, dal ciclismo alla ginnastica, e facevamo pronta consegna di foto. Io sono stato 2 anni a cercare di massacrare chiunque mi potesse permettere di andare in pista, e poi nell'agosto del 2011 è arrivato una bellissima sorpresa, perché mi hanno detto che erano riusciti ad accreditarmi per un Gran Premio Misano.
Io sono arrivato che tremavo perché uno, non sapevo cosa avrei trovato, due, sapevo di non avere l'attrezzatura necessaria. E il fatto è stato proprio un colpo di fulmine, perché il profumo della benzina, poi la vita comunque frenetica del paddock. E non sapevo al termine della giornata, io quello che racconto sempre è che al termine del weekend mi ero fatto un video con delle foto di Valentino, perché da italiano e non solo, credo che il 90% della gente tifa Valentino, mi ero fatto un video con una trentina di sue foto e tutte le sere quando mi sdraiavo prima di andare a dormire guardavo questo video e mi giravo verso mia moglie con gli occhi pieni di lacrime, dicevo: ok, avevo il sogno di andare ad una gara, adesso l'ho fatta. Basta, finito, è Quindi, finita qui. come andrà a finire? Invece, poi E poi è cominciata. fortunatamente, sì, poi è cominciata. Poi è cominciata. Anche grazie a. Ripeto, ci sono state tante persone che hanno cercato di aiutarmi, e ogni volta faccio fatica perché parlando ne dimentico qualcuna. E uno di quelli che ha messo, come dire, le basi per una mia permanenza è stato Giampiero Sacchi, che è anche stato il primo che mi ha dato un'opportunità lavorativa nel paddock. Io mi ricordo, anche qui mi ricordo una volta che sono andato nella sua azienda a Terni, per parlare di poter cominciare a lavorare, e lui, secondo me, non si aspettava, cioè non sapeva quello che. Sì, ma ha accettato, però non sapeva quello che avrebbe visto. E poi, invece, quando gli ho mostrato il mio materiale, quello che avevo raccolto un po' in un po' di gare, mi ha guardato con un occhio un po' dire: ah, ma allora non sei Non sei solo l'umbro al quale voglio dare una mano perché sono umbro anch'io, come qualcosa faceva c'è. Giampiero, un po' è stato sempre campanilista sugli umbri, Sì. no? Insomma, c'ha una storia dietro. Poi sono venute le gare in continuità, prima le gare a macchia di leopardo, poi le gare in Sì. continuità. Ed è stato un po' difficile l'inizio anche a capire dove mettersi sulla pista, perché Sì. ricordiamoci che il motomondiale non è un ambiente No, aperto, è un no, ambiente chiuso, quindi te la sei no, dovuta fai un po' fatica. giocare. Sì, fai fatica, devi cercare di girare il più possibile anche quando non ci sono le prove, come per esempio il giovedì, per familiarizzare sui punti dove puoi aspettarti qualcosa e soprattutto come farlo, anche perché poi parliamo di turni da 40-45 minuti dove, se non sei dotato di un mezzo come ero io nei primi tempi, che andavo in giro solo con la motoscarpa, fai fatica anche a spostarti all'interno delle curve, quindi devi cercare di massimizzare il lavoro che fai. Quindi ecco, poi l'esperienza ti aiuta perché dopo anni sai più o meno dove si possono verificare sorpassi, i punti magari più spettacolari dal punto di vista della guida, quelli che ti possono dare una panoramica un po' differente a quello che vuoi raccontare, e quindi da un certo punto di vista è più facile. Allora, quando uno pensa al fotografo, pensa a delle fotografie che nelle motociclette potrebbero sembrare tutte uguali. In effetti, se noi andiamo a vedere, poi magari mettiamo un link alla tua pagina Instagram per non andare a rompere le balle ai clienti, c'è una firma Farinelli sotto le foto che tu fai. Cioè, sono delle foto diverse. Cioè, da quando hai iniziato a farla in maniera professionale hai cercato di esprimerti. Qual è la difficoltà di esprimersi su una piega? Una piega può essere una piega sempre uguale, quella è. Sì, però io credo che all'inizio quello che mi ha contraddistinto è che avendo un'attrezzatura molto più bassa rispetto agli altri, io ho iniziato a
trattare le foto, a post-produrle, e non in molti lo facevano. Poi, mano a mano, migliorando la mia attrezzatura, ad esempio, una cosa che a me piace fare adesso rispetto ad altri è: io in una foto dove ci sono tre moto, per me il soggetto è uno. Quindi io cerco sempre di lavorare alla massima apertura di diaframma, perché così so che in quella foto, magari rischio, però in quella foto ci dovrà essere una cosa che spicca rispetto a tutto il resto. E quindi questo rispetto ad altri già fa la differenza, perché se sto spalla a spalla con un altro fotografo, io lavoro in un modo e lui in un altro, la mia foto già sarà differente rispetto alla sua. Questo non vuol dire che sia più bella o più brutta, però Dipende chi la compra, già poi quello dipende chi la la differenza. compra, però già sarà differente. E poi quello che cerco di fare è comunque di non stare nelle posizioni dove stanno tutti, ma di cercare comunque delle linee diverse o delle angolature diverse. Io magari so che in una curva il pilota in uscita tenderà a piegarsi di più sulla moto, a sporgersi un po', quindi cerco di prenderlo in un modo diverso rispetto agli altri. E l'attrezzatura che ho oggi mi permette anche di fare delle cose che non tutti possono fare. Allora, a proposito di attrezzatura, molti magari vanno in pista e vanno a fare le foto quando uno fa i turni in pista, no? Vogliamo dare un suggerimento alle persone magari che guardano e che vogliono iniziare a fare qualche foto in movimento? Poi la moto non è una cosa che sta ferma, No, cioè anche lì cosa che ci si vuole, muove. sì, ci vuole un po' Qual è di... un'attrezzatura minima? Non dico di dire le marche, no? Però No. un'attrezzatura minima a livello di macchina fotografica. Che caratteristiche deve avere e che obiettivi minimi devi avere. Ma guarda, diciamo che oggi si possono trovare tante macchine di ottima qualità ad un prezzo abbastanza accessibile. Come del resto degli obiettivi. Adesso ci sono degli zoom di una marca piuttosto che un'altra. Adesso non Vabbè, voglio tipo nominarle, un però tipo 200, un 300, un 500. faccio un esempio: Sony e Canon fanno 100-400 e Nikon, ad esempio, se non sbaglio, dovrebbe fare un 200-500, che sono delle ottiche non proprio super professionali. Però con un investimento moderato danno un'ottima resa in pista. Ecco, comunque per me, per andare in pista, uno deve avere almeno un 400, poi dipende da quello che vuole andare a raffigurare. E di macchine fotografiche, anche entry level, se ne trovano diverse. Tu oggi non fai soltanto il fotografo, fai anche dei corsi, ho capito male? Cioè sei anche, diciamo, docente, posso chiamare professore? No, 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 diciamo che me l'hanno chiesto in più di una persona di poterli fare. Sinceramente mi piacerebbe anche, però non so se sono in grado, perché finché hai la faccia coperta dalla macchina fotografica, ti viene tutto abbastanza semplice e naturale. Poi quando invece non hai niente che devi parlare, come in questo caso, è già un po' più difficile. No, ma Però no, dico. però scherzi a parte, no, mi piacerebbe. Me l'hanno proposto, però ancora di concreto non c'è niente. Essendo il mondiale, come avevo detto, un po' chiuso, no? Un po' autoreferenziale, chi sta là dentro tende a stare là dentro e Beh, rimanerci. anche perché No. se consideriamo che dobbiamo Dimmi. considerare anche una cosa, che quest'anno ci sarebbero state 21 gare, più due sessioni di test della MotoGP, più due sessioni di test della Moto2 e Moto3, più altre due sessioni di test della moto elettrica, più due sessioni esterne di test MotoGP. Alla fine poi le settimane per stare a casa non sono tante, quindi ci sono anche degli altri lavori che sono legati al prodotto delle case che magari segui in pista, che si fanno, e quindi Nelle settimane sono 52, non si scappa, cioè.
quando piove o fa freddo, c'è neve, in pista non si può andare, quindi siamo parecchio concentrati, è difficile trovare uno spazio. Però è un po' quello che manca nel mondiale, no? Qualcuno che insegna a qualcun altro. Cioè, Sì, se vuoi entrare, e un po' tu l'hai provato sulla tua pelle, se sì, sì. vuoi entrare o ti metti di punta a stalkerare qualcuno, a provare di farti fare qualcosa, ma non c'è nessuno che ti dice, guarda, si fa così, devi andare in quel punto, giusto? No, purtroppo no. Questa è una cosa, è una mancanza, diciamo, tra virgolette, tra quelle che ci sono. Guarda, andremo ad aprire un altro discorso. Sì, è una mancanza. Però non voglio dilungarmi più di tanto su questo perché andremo ad aprire un altro discorso che è un po' spinoso. No, perché ci sarebbe spazio per tutti. Purtroppo ci sono alcuni che pur di entrare entrano a gamba tesa e non capiscono che mettono in difficoltà tutti quanti con delle pretese economiche che fanno veramente ridere. E così facendo. Delegittima un po' il lavoro di tutti. Sì, perché loro comunque fanno fatica, entrano ma fanno fatica. E chi poi ci deve vivere fa fatica, perché se tu abbassi, abbassi per tutti. Quindi è secondo me anche questo uno dei motivi per cui non si cerca di farlo rimanere un lavoro chiuso. Ma soprattutto perché chi entra non viene visto molto di buon occhio. Secondo me è un riflesso incondizionato che ti viene, anche se poi in realtà non è così. Però la prima cosa che pensi è che qualcuno arriva e pur di stare dentro gioca sporco, diciamo. E questo è sempre brutto, in effetti. Senti, parliamo invece di nuovo un po' di passione. Sì. Naturalmente, stando in quel mondo, è nata dell'amicizia con dei piloti, Sì, no? E ci sì, sì, sì. sono, io credo, piloti che ti piace di più fotografare, altri che fai, non dico fatica, però ti vengono un po' in maniera diversa, che vorresti fotografarli in una maniera, ma non ci riesci. È un po' l'amicizia che ti condiziona con questi piloti, oppure sono i colori delle motociclette piuttosto No, che no, ma come guidano? No, Sto ma non scherzando. è. Sì. Diciamo che quello che ti mette più in difficoltà è che la fortuna di lavorare per più team poi comunque ti penalizza dal punto di vista dell'ottica generale, perché comunque se trovi uno spunto bello devi cercare di farlo un po' per tutti. E quindi questo fa fatica. Poi per quanto riguarda le amicizie, tanto oramai credo che chi segue un po' i social, tutti lo sanno che ho un legame particolare con Danilo Petrucci, che posso definire un vero amico all'interno del paddock, ma non solo. E anche lui è stato, credo, quello che forse inconsciamente mi ha dato un'altra mano ad entrare, perché ci siamo conosciuti, non ci conoscevamo prima. Del nostro avvento, diciamo, in MotoGP, perché entrambi abbiamo iniziato nel 2012 e poi ci siamo trovati e in questo, diciamo, in questo rapporto ne abbiamo usufruito entrambi, ma non perché lui si volesse approfittare di me o io di lui. C'è stata una cosa che è cresciuta con la nostra amicizia. Infatti io l'ho praticamente seguito in tutto. Cioè, i nostri percorsi lavorativi sono stati paralleli. Tu hai fatto un po' da traino a Petrucci all'inizio, quando ti sei inventato un Petrux al giorno, che era quella striscia di una fotografia al giorno che facevi sui social, e da lì è nato, cioè si è iniziato a diffondere il soprannome Petrux, perché poi alla fine con questo martellamento quotidiano credo che insomma è venuto un po' No, fuori questo. no, no, non, cre non, cre non credo, non credo che sia stato questo. Quella lì, quell'idea è nata perché mi ricordo che forse era un pomeriggio di agosto e già ci conoscevamo da qualche mese e siccome nella mia regione, Umbria, tanto tutti lo sanno, si parla
come un po' in tutta Italia, solo ed esclusivamente di calcio. Te il lunedì mattina vai a prendere il giornale, ci sono tutte le classifiche fino alla terza categoria. Il 42 pagine martedì, di calcio sì. e 4 trafiletti. Il martedì ci sono le classifiche e le partite degli altri campionati WISP. Io, cioè, mi sono detto, ma possibile che c'è questo qua che sgomita per mettersi in mostra, fa di tutto, è umbro, corre con un team umbro, con una moto costruita in casa, cioè, nemmeno due righe, ma no, non è possibile, no? Non è possibile. E da lì è venuta fuori questa storia di un Petrux al giorno, che sembrava quasi una. Quante ne pubblicate di foto Petrucca al giorno? Una marea. Beh, io credo che il primo anno, da metà anno fino alla fine, sempre, ma ne saranno uscite sono durate 2 anni e mezzo così. Poi quando lui è, diciamo, è passato nel team Pramac, aveva già più visibilità e non gli serviva più un Petrux al È giorno, finito sembrava il una roba. Petrux al Sì, giorno, è diventata una firma ormai Petrux. sì. No, ma poi Sentici, le pubblicava anche lui le foto, quindi uscivano, ha quindi. preso la mano poi. Sì. Senti, invece raccontaci un aneddoto, no? Qualcosa che ti è capitato, che è difficile che si veda, cioè una cosa che hai vissuto e che puoi raccontare. Guarda, una delle cose penso più simpatiche, mi ricordo che quando, per esempio, Valentino è tornato a correre dopo l'infortunio ad Aragon, io gli ho portato una stampa di una foto che gli avevo fatto e che praticamente aveva dato il là un po' al mio rapporto con lui, anche perché lo conoscevo da tempo, però Adesso tu non dici c'era. No, così, la gente che ti vabbè, ascolta, no? lo Dice, sai, conoscevo. conoscevo tempo Valentino No, Rossi. no, no, non è così. Nel senso Spiega. che lo conoscevo, gli mandavo comunque le foto con Gigi, però non c'era un rapporto strettissimo. Poi è venuto fuori un lavoro che ho fatto lì in VR e gli ho fatto una foto che a lui è piaciuta tantissimo. E quindi da lì un po' si è stretto il rapporto. In pratica, vabbè, gli ho regalato questa foto e lui mi fa: ah no, vabbè, adesso però facciamo una foto insieme con la foto. E gli ho detto: no, dai, là, che mi vergogno, io sono contento di avertela regalata, ma non, cioè, non c'ho bisogno di, non la voglio pubblicizzare questa cosa, ti ho fatto un regalo. E lui mi ha guardato, mi ha detto: ma come, ti sei fatto i capelli biondi e non ti vergogni di quello? Ti vergogni di fare la foto con me? Valentino t'ammazza quando Sì, ti prende. m'ha praticamente massacrato. Beh, Però è stata è un'ottima simpatica. esperienza. Adesso ti faccio una domanda un po' adesso in questo periodo ci sta. Come la vedi la situazione? Chiaramente voi avete bisogno di lavorare e tanti altri che lavorano nel paddock hanno bisogno di lavorare, molti non prenderanno i famosi, chiamiamoli, €600 della dorna, cioè questo aiuto che sta mettendo giù, ma in effetti a bocce ferme, secondo te questo campionato parte o non parte? Ma io spero di sì perché no, non tanto il campionato in sé per sé, ma tutta l'economia di ciascun stato deve ripartire. Io non so quali siano quei paesi che hanno la forza di sostenere una situazione come quella che abbiamo oggi per così tanto tempo. Io spero che si trovi una cura, qualcosa che ci permetta comunque pian piano di ripartire, perché cioè, è impensabile che tutti rimaniamo a casa per X mesi. Ok, sì, un mese ci possono sostenere, 2 mesi ci possono sostenere, 3 mesi ce la fanno, 4 mesi ce la fanno, quindi per forza dovrà uscire un qualcosa che ci permetta di ritornare al lavoro, perché se no così, cioè se non è il coronavirus a sterminarci, ci stermina qualcos'altro. Adesso mettiamolo un po' sul ridere, però è veramente difficile. E di conseguenza comunque il moto mondiale che
pur essendo uno sport, è comunque un business, ha bisogno che tutto torni in circolo, anche perché da quello che so io parliamo comunque di 2.500-3.000 persone che lavorano in questo mondo. È come se un piccolo paese restasse tutto senza lavoro. Beh, oggi non è un piccolo paese che è rimasto Adesso senza è tutto lavoro, sono 2 incerto. miliardi e spicci Sì, mila sì. milioni di persone che stanno ferme. Quindi questa è una cosa un po' generalizzata. Io anch'io mi auguro che le cose si risolvano. Il fatto è che, dicevamo sempre ieri con Enrico e anche con Marco Masetti, questa bestia si sta presentando alle porte dei vari stati con tempi differenti. Quindi, sai, mondiale, come hai detto tu, 22 gare, 21 gare, test in tutto il mondo, si chiama mondiale. Oggi come oggi, dove guardi sulla mappa c'è un problema, cioè non Sì. è No, che c'è da una parte dove non c'è, ci sta no, dappertutto. ormai è generalizzato. Però ripeto, non credo sia una questione tanto di moto mondiale, ma una questione di come l'economia possa riprendere, perché non so quanto tutto possa rimanere congelato così. Non credo che nessuno Stato abbia la forza per far rimanere tutti i cittadini chiusi in casa per 6 mesi. Questo è chiaro. Senti, invece, a uno che vuole cominciare a fare il tuo lavoro, quando si ricomincerà tutto quanto, naturalmente facciamo finta che questa cosa non sia mai passata, questa bestia che ci sta rompendo le uova. Per uno che vuole cominciare il tuo lavoro, da dove dovrebbe cominciare? A parte da avere la passione di qualcosa. Ma guarda, sicuramente credo dalle serie minori, perché comunque il riuscire a legarti ad un pilota, ad un team, a un qualcosa del genere è quello che può farti crescere dal punto di vista professionale per poi cercare di avanzare passo dopo passo, perché altrimenti non. Io credo di essere stato fortunato perché non ho seguito questa trafila, ma sono cercato subito di partire, cioè sono partito immediatamente dalla MotoGP, però è stato difficile perché non lo nego, io per 5 anni ho fatto due lavori, cioè tornavo a casa ai Gran Premi e andavo a lavorare in azienda. E l'ho potuto fare perché per questo motivo, altrimenti la vedo un po' dura. Quindi Poi magari ci vuole anche una famiglia che ti capisce, sì, dall'altra parte. no, no, guarda, Diciamoci io che lo conoscendo ripeto, chi hai dietro ti ha no, questo supportato, insomma. lo dico sempre, la ringrazierò sempre. Sto parlando di mia moglie perché molto probabilmente anche senza di lei non farei questo. Mi ricordo forse nella prima trasferta lunga in Qatar, era il mio terzo Gran Premio e quello che si faceva normalmente era di chiamare almeno una volta al giorno con Skype casa. E io quando ho visto mia figlia, che all'epoca aveva 4 anni, piangere e dirmi: "Ah, papà, ma quando torni a casa?" È una bella Mai. E colpellata, lo so. io ho detto: "Ok, adesso torno a casa e vendo tutto." E lei mi ha fermato, mi ha detto che sei imbecille, cioè hai fatto di tutto per provare ad entrare, adesso che te la stai giocando, che fai? Smetti? E quindi devo ringraziarla. Oggi non si può lamentare, quindi se ci sono 20, 30 o 40 Gran Premi, perché è anche colpa sua. E Un forse merito. non me lo dirà mai, perché in cuor suo sa di questa cosa, quindi non si esprime più di così. Va bene, Alex, sei stato gentilissimo, preziosissimo, anche per i consigli che hai dato a qualcuno che magari ci guarda e vuole iniziare questo mestiere che non è facile per niente. Quindi io ti ringrazio molto e mi raccomando non uscire. Stai a casa, No, buono, guarda, tranquillo, no, che poi non mi passa. sono. No, sì. Adesso mi sto allenando con la PlayStation, ma. Anche tu. Sì, però sono arrivato in una fase in cui mi devo un po' disintossicare perché mi iniziano a sudare le mani e mi incazzo quando gioco, allora forse è meglio rallentare un pochino. Va bene, ok, ti ringrazio Alex, alla prossima! Ciao a tutti.